Buonasera, allora, quello che state vedendo in questo momento è il nuovo sistema Coyote Navi Plus. Ovviamente a schermo più grande, c'è il tutto touchscreen, c'è un sistema di ancoraggio al parabrezza tramite ventosa, però il dispositivo si attacca alla base tramite una potente calamita. A che cosa serve? Beh, ormai lo sapete, Gian Alesi come testimonial. In basso a sinistra c'è la velocità, quella più ovviamente scritta a 46 km orari, sotto c'è il limite della strada che state percorrendo. Sopra ci sono tutte le varie indicazioni, tutti i vari sottomenu del caso. Si aggiorna in automatico perché ha una scheda all'interno e si paga un abbonamento, credo mensile, trimestrale, annuale, e lui si aggiorna in automatico. Che cosa fa vedere? Fa vedere intanto gli autovelox che sono sulle strade statali, fa vedere le velocità massime consentite sul tratto di strada che state percorrendo, e soprattutto vi dà anche la distanza sulla postazione autovelox. Addirittura dove ci sono le postazioni mobili vi dà un consiglio: attenzione, perché ci potrebbero essere una postazione mobile per la rilevazione della velocità, e quindi vi tiene un po' all'occhio. È uno strumento molto comodo. Io ho avuto modo di provarlo, ormai ce l'ho da un po' di tempo. Forse l'unica cosa, diciamo, da migliorare potrebbe essere la capacità della batteria interna. Però ovviamente nel corredo c'è il caricabatterie per accendi sigari con il suo cavo. Abbiamo detto che è molto molto comodo. Poi in basso, come vedete, ci sono anche tutte le varie indicazioni, e la comodità è che voi potete modificarlo, nel senso che potete aggiungere quello che sono gli ostacoli, strettoie, c'è un incidente, c'è un qualsiasi cosa, sono passato col giallo. E soprattutto quando magari ripasserete, o tutti gli utenti che sono collegati su questo sistema Coyote ricevono aggiornamenti anche loro in tempo reale, e vi chiede: esiste sempre questo problema, sì o no? E potete ovviamente confermare sì della presenza ancora del problema oppure no. Potete anche aggiungerne, cioè potete aggiungere magari un autovelox che è stato postato da poco, oppure i famosi dossi, quindi i rallentamenti che ci sono nel caso. La mappa è molto veritiera, sono molto aggiornate, infatti in questo momento c'è la rotonda, e vi dice sopra, se vedete, di colore rosso, che questa zona potrebbe essere soggetta a controlli del caso. Il sistema di navigazione ovviamente è tramite GPS, lui si sintonizza ovviamente con il satellite, e le mappe comunque sono aggiornate, testando, diciamo, durante la stagione di corse. Come vedete qua, velocità con limite a 50 km ora. In questo momento mi ha detto che ci potrebbe essere un autovelox fisso, la velocità massima consentita è di 50 km orari, e vi segna la distanza, lo possiamo vedere con questa barra rossa che va a diminuire mentre ci si avvicina alla possibile postazione.
e soprattutto oltre ad essere visivo, il sistema è anche vocale, quindi vi dice anche ed ora è passata, non c'è in questo caso, però diciamo che nel 98% delle volte succede che esiste, quindi è una vera e propria comodità. E soprattutto in autostrada vi segnala anche tutti i tutor, le postazioni fisse. È un sistema ovviamente che è molto utile perché è aggiornato dagli utenti, cioè da coloro che alla fine lo usano tutti i giorni. Ora tra poco arriviamo in una zona dove c'è un altro autovelox, infatti come vedete già ci segnala una linea rossa, quindi linea rossa del percorso, dove ci dice che in questa zona ci potrebbe essere un autovelox fisso. Quindi questo sistema diciamo aiuta veramente ad evitare di prendere delle multe. Ed ecco, ci sta dicendo quindi tramite questo lampeggio bianco e soprattutto col sonoro che ci stiamo avvicinando ad una postazione di un autovelox. Sistema ovviamente che sapete è un sistema legale, quindi non c'è niente per avere paura, e quindi è una grande comodità. Ed eccolo, stiamo avvicinando a circa 150 metri, ci sta segnalando l'autovelox e l'autovelox, eccolo lì. E ora ritorna tutto in modalità stand by, nel senso che non c'è autovelox, non ce ne sono altri per ora in zona. Ovviamente che cosa ci vuole? Ci vuole ovviamente la prudenza sempre. Come vedete la vettura che è qui davanti a me ha acceso il retronebbia. Quello che vorrei far capire, ma tanta gente, la maggior parte non lo capisce, che la funzione del retronebbia, sì, lo dice proprio la parola, retronebbia, serve a segnalare la presenza di una vettura davanti a voi o dietro a voi, quindi il vostro retronebbia acceso, che c'è la nebbia e che c'è un veicolo. Quindi teste di C, perché continuate a lasciarli accesi anche durante l'assenza della nebbia? Quello che non avete capito è che laggiù, come vedete, ci sono due spie, no? La spia arancio è dell'irretronebbia e la spia, quella accanto verde, è dei fendi nebbia. Anche qui lo dice la parola, fende la nebbia, serve per dare maggiore visibilità in caso di nebbia. E non insistete ad accendere gli abbaglianti, perché con gli abbaglianti è peggio. Però se siete degli smanettoni, se siete dei ganzi, no? Visto quando faccio il ganzo, io ho la macchina figa e voglio tenere i fendi nebbia accesi, poi ve ne assumete la responsabilità. Facendo un click, il retronebbia in questo caso si spenge. Se teste di C, quando andate a accendere il fendi nebbia, come nel mio caso, che è questa manopola, e tirate troppo forte perché siete delle teste e accendete due volte, accendete il retro nebbia e in assenza di nebbia dà fastidio. Non so se mi... E se qualcuno magari vi lampeggia nel momento in cui non c'è la nebbia, è proprio per rompervi le balle e per dirvi: oh, c'hai il retro nebbia acceso, mi sta dando fastidio, lo vuoi spengere? Oh. Credo poi che dal codice della strada non sia contemplata questa cosa. Potete fare, magari lo potete usare, che ne so, in caso di pioggia abbondante, quindi come in Formula 1 accendete il retronebbia per far vedere
che ci siete, però credo che non sia contemplato dal codice della strada. Quindi quando si mette in moto la macchina bisognerebbe anche un attimino mettere in moto il cervellino, che non sarebbe male. Ora sentirete suonare, ma sono fermo e levo la cintura per farvi vedere. Allora, qui c'è questo tasto qua, vediamo se così si vede meglio, eccolo là, il simbolo coyote, che se lo andate a premere, in questo caso potete tutto questo sottomenu, vedete, autovelox mobile, rallentamenti, restringimento, qui c'è la presenza di un veicolo fermo, di qua c'è l'incidente e di sotto c'è un ostacolo nella carreggiata. Quindi voi semplicemente premendo, in questo caso veicolo fermo, no? Facciamo un esempio, veicolo dichiarato, ora lui dice conferma, ma noi non confermiamo, lo annulliamo perché ovviamente non c'è, e poi c'è l'altro sottomenu, c'è un veicolo addirittura contromano, c'è una strada, un fondo irregolare, autovelox con pattuglia mobile, c'è addirittura visibilità ridotta, quindi in caso di nebbia, e in questo caso la strada sdrucciolevole. Queste sono tutte informazioni, sono tutte segnalazioni che voi potete dare a coloro che utilizzano questo sistema. Tra l'altro c'è anche tutto il nome delle vie. Poi qui c'è il tasto casina dove praticamente vi permette anche di trovare il parcheggio con la via, tutto quanto. C'è questa l'altra cartella dove magari questa qui ci sono i vostri preferiti, e poi c'è anche quest'altra funzione, aggiungi preferito, quindi le varie mete, casa, lavoro, quello che credete. E poi questo qui un altro sottomenu, quindi modalità esperto, le mie informazioni, le statistiche, le impostazioni, audio, tutto quello che potete. Qua su viene segnalata ovviamente la batteria, e come avevo detto c'è un sistema di aggancio sgancio molto semplice, lo potete prendere, eccolo qua. Questa è la parte posteriore, come vedete, con questa calamita, ovviamente tutto registrato con i vari attacchi. Qui c'è il tasto per l'accensione e per lo spengimento, che è questo qua. Poi come sentite dal click, vedete come l'appoggiate vicino, è talmente forte la calamita che ve lo prende e ve lo attacca. Quindi questo qui è il funzionamento appunto di questo Coyote, si chiama Coyote Navi Plus. Potete comprarlo online, c'è anche quello piccolino, questo magari ha anche più funzioni, può essere molto più comodo. Quindi quello che è importante, ci vuole sempre la prudenza, cioè dovete mettere in moto il cervello quando mettete in moto anche la macchina. Ricordatevi del retronebbia, ora metto gli occhiali perché non vedo. Tanto salutiamo Valentina, Vender, Gianluigi, Gian Emilio, Massimo, Alessandro, Nicola, Andrea, Manuel, Roberto Ragnini, come si chiama? Si chiama Coyote Navi Plus. Salutiamo Danny, salutiamo Maria, Beppe, Mauro, Antonio, saluto tutti che tanto non fa male. E quindi questo sistema è molto 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 comodo, questo Coyote Navi Plus. Quindi mi raccomando, mettete in moto il cervello, siamo nel periodo invernale, ricordatevi che c'è da montare chi li ha gli pneumatici invernali, fate comunque controllare sempre quando fate il cambio da estive a invernali o da invernali a estive, fate controllare le valvole e soprattutto la pressione degli pneumatici. Quindi ci siamo. Poi
Vi ricordo inoltre che venerdì sarò in diretta con Splash & Go Motori in Azione. Vi invito ad andare a seguire il mio canale YouTube, che è Splash & Go, quello con 60 e passa, 90 e passa video che sono stati caricati. Vi invito a mettere un like, da condividere, iscrivetevi al canale dove io metterò tutte, dove sto mettendo tutti i servizi che mando in onda. Poi abbiamo anche il salutiamo anche Maurizio Rigato, grande fotografo, anche la parte che di Instagram mi trovate come Splash & Go 2015. Saluto gli amici anche di Jolly Idea che stanno lavorando per farci, per darmi i, come si dice, gli adesivi, il logo della trasmissione. Ci sarà insomma da parlare venerdì. Sono state polemiche per quanto riguarda l'ultimo Gran Premio in Brasile con Jos Verstappen che ha spintonato Ocon, e tutti sono esperti di Formula 1. Non lo so, io ho visto Ocon che era tutto interno, che è stato che è andato addosso, però sicuramente sbaglierò. Verstappen è recidivo, il papà solita cosa, troppo, avrà talento, avrà tutto quello che volete, ma come insegnano in Porsche con il loro programma, ad un pilota si insegna a essere un pilota professionista, quindi come ci si comporta dentro, fuori la pista, come ci si relaziona con i media, e soprattutto cose del genere non vanno bene, perché comunque si è di esempio, sei un personaggio pubblico e quindi per i tuoi fans, soprattutto per chi guarda questo sport, sei un esempio, quindi non ti puoi permettere questi atteggiamenti. Io da tanti piloti non ho mai visto, la maggior parte dei piloti non ho mai visto fare cose del genere. A proposito, quando si scarica la batteria, tranquilli che lui va in spegnimento automatico, però potete annullarlo e lui c'è la possibilità anche di fare questa cosa. Quindi da parte mia è tutto. Ci vediamo, ciao!